Andiamo avanti, Mauro Nucaro, il presidente del Corigliano. Buonasera, presidente, ben ritrovato. Buonasera a lei e Buonasera. ben ritrovato. Allora, per poco non faceva lo scherzetto questo Scalea. Purtroppo le partite durano 90 minuti, non durano un tempo. Più recupero, Presidente. Più recupero. Se è stato bravo lo Scalea ad andare in vantaggio e onestamente non ha rubato nulla Sì. fino al vantaggio. Poi nel secondo tempo con alcuni cambi la squadra ha ritrovato la velva che abbiamo in questo periodo e onestamente poi non ci sta, dopo il pareggio non ci sono più partite. Sì. Gregoraggi diceva un rigore che non ci è stato concesso e quello concesso al Corigliano proprio. A me non mi piace parlare degli arbitri, però visto e considerato che il mister Gregorio ce l'ha fatta, gli rispondo. Il rigore dello Scalea era dubbioso e ti dico pure il perché. Perché è stata un'azione di contrasto tra il nostro difensore e l'attaccante Lora, ma l'attaccante Lora ha inciampato sul pallone. Quindi l'arbitro non poteva dare il rigore. Mentre per quanto riguarda il rigore dato al Corigliano, Sì. è stato un'ingenuità del loro giocatore, perché Piemontese era con le spalle alla porta, quindi automaticamente bastava che il difensore teneva le braccia larghe e il rigore non veniva concesso. Invece il difensore, chiaramente siamo in direzione e quindi questi errori ci possono anche stare, ha fatto l'errore di mettergli la mano sulla spalla. Automaticamente l'arbitro era a 5 metri, come facevano andare il rigore? Tipo lo stesso rigore che ci è stato concesso alla Coppa Italia contro il Locri. Poi se Mister Gregoraci dice che il rigore non c'era, bontà sua. Sì. Sì, Coppa Italia con il San Luca, lei diceva. Sì. Anche se Mister Gregoraci poi quando parla degli altri ce la deve dire tutta. C'è stato il numero 3 loro che ha fatto, in senso esagerare, 50 falli, uno più pesante dell'altro, non è stato neanche ammonito. Però non possiamo andare a vedere il rigore c'era, non c'era, l'ammonizione è giusta, non è Sì, beh, giusta. anche perché poi il Perché 3 a poi. 1 dice il resto, no? È chiaro. No, ma noi potevamo fare anche altri gol. Ci sono rimasti male perché loro andare a riposo sull'1-0 magari hanno capito che poteva essere una giornata no per noi, visto il primo tempo, e quindi diciamo che la sconfitta ci sono rimasti male. Mi dispiace pure a me per lo Scalea, che è una buona squadra, onestamente, visto oggi, intanto è una buona squadra, che poi si trova imbelagata a 23 punti insieme a tutte le altre squadre, però io credo che sicuramente alzeranno la testa e usciranno fuori. Non è Sì, che sì, sia sì. una partita difficilissima, però io credo, e do un consiglio a tutte le altre squadre, che quando incontrano il Corigliano e la Reggia Mediterranea ci possono stare le due sconfitte una dietro l'altra, visto che il calendario purtroppo ha questa metodologia di partita, prima con noi e poi con la Reggia Med, e poi dopo queste due partite si devono giocare tutto per tutto con le altre squadre. Infatti, se andiamo a vedere il trend dalla domenica scorsa ad oggi, domenica scorsa non c'è stata nessuna vittoria esterna, oggi ce ne sono state due, guarda caso sia il Corigliano che il Reggio Emilia, che poi sono le due squadre più attrezzate che sono partite all'inizio del campionato per fare un Bene, campionato di vertice. sì. Poi per carità di Dio, tanto di rispetto e onore a tutte le altre squadre, a noi ci è capitato di pareggiare in casa 2-2 con il Soriano vincendo per 2-0 e abbiamo pareggiato in casa con il Cotonei, e non è che dobbiamo fare una malattia per quella di pareggi. Ci sono queste partite che purtroppo magari partono in un certo modo e finiscono male. Poi Un'analisi questo. giusta quella di Lucaro riguardo al fatto dell'essere attrezzato o meno per questo torneo Corigliano e Reggio Mediterranea, effettivamente, insomma, l'hanno Anzi, dimostrato. io faccio il paragone con lo scorso campionato di Eccellenza, alla stessa giornata di oggi, la 19ª, il Locri che ha vinto il campionato aveva 48 punti, noi sulla carta ne abbiamo 50, ma sul campo ne abbiamo 51, abbiamo 3 punti di più rispetto alla capolista dell'anno scorso, abbiamo qualche gol in più subito, 13, mentre loro ne hanno subito 8, però abbiamo 18 in più rispetto all'Ocri dell'anno scorso, Sì. come pure l'indebitrice dell'anno Vincenzo, sei scorso, licenziato. come pure l'indebitrice dell'anno scorso dell'Ocri, Ricciardo,
alla giornata precedente a questa era 6 punti, mentre alla giornata attuale il Sidendo si trovava a 9 punti perché aveva perso, mentre la Reggio Mediterranea, che come ti ripeto è una squadra solida, è costruita per vincere questo campionato, ci sta mantenendo testa. Io da presidente del Cogliano mi auguro di chiuderlo il prima possibile, sì. Però io credo che sarà così fino alla fine. Così, fino alla fine, sì, anche perché se le nostre squadre, magari chi per una problematica, chi per un'altra, ogni domenica si vede dei risultati un po' strani, particolari, ma non per cose strane, assolutamente. Giusto magari per vicissitudine di società, e quindi sì. Io credo che difficilmente noi perdiamo punti, eppure loro. Sarà un bel duello. Sì, senza dubbio. Vincenzo, questo le statistiche di Nucaro, senza computer, schede, eccetera, eccetera. Tu credi veramente che sia così? C'ha un addetto stampa che uno? Uno, due, tre, non lo so, che gli curano tutti questi aspetti, gli dicono tu da questo. Però li ha memorizzati, quindi va dato merito, insomma. Questo è dato pure alla passione, perché ha... Assolutamente. Sono dati a me onestamente dà fastidio una cosa di questa metodologia di campionati, diciamoci la verità. Sia noi che abbiamo fatto delle spese abbastanza grosse, ma pure la Reggio Meteo credo che non è che abbia risparmiato tanto, visto la rosa pure che ha allestito. Io credo che ci dovrebbe essere una riforma nei campionati e le prime due dovrebbero vincere, tutte e due, come era una volta, perché non è giusto e non è corretto che magari poi ti vai a giocare i playoff, che sono come se fosse un mondiale, che non sempre vince la squadra più forte, ma la squadra che magari in quel determinato periodo e momento si trova fisicamente meglio. Certo. Diciamo, Nucaro, che merita il salto di categoria anche la Reggio Mediterranea. Poi la riforma, ci sono tanti altri aspetti da valutare, tornei, gironi, insomma, si sta ridimensionando tanto, consentire a più squadre di fare il salto di categoria da dirette. Da prime, diciamo, anche se parliamo di prime e seconde. Anche perché ci deve essere la riforma, sennò questa Lega Pro non smette mai di sorprendere in negativo. Non si può permettere il lusso in Matera di non presentarsi a Catania e giocare in casa con l'Under 18, oppure la Paganese, che in un campionato ti fa 8 punti, per carità di Dio. Rispetto a tutte le squadre, che può quest'anno è successo a loro, magari io non lo auguro a nessuno, può succedere pure a noi o ad altre società, però facciano i campionati, perché poi la stessa cosa succede in interregionale, che magari le squadre si cullano con questi ripescaggi, queste cose un po' particolari, punteggi e non punteggi. Ci dovrebbe essere una riforma dalla Lega Pro a scendere giù e premiare effettivamente le squadre che vogliono vincere. La Reggio Mediterranea ha avuto, oppure noi, perché il campionato ancora non è finito, cioè se la Reggio Mediterranea arriva seconda è perché ha avuto la sfortuna di trovare il Cogliano, e la stessa cosa se non vincevo noi e vincono loro, abbiamo avuto la sfortuna di trovare loro, e quindi sarebbe giusto e corretto che due squadre andassero in modo diretto come era una volta. Poi purtroppo arrivano i scienziati di turno, fanno delle modifiche ai campionati consolidati, succedono i patatrac che stanno succedendo in interregionale, in Lega Pro. Sì, è chiaro. Finché succede in promozione, allora, finché succede in prima categoria, in promozione, e anche in eccellenza, ci potrebbe anche stare. Ma in interregionale, che sei all'ultimo gradino per arrivare nei professionisti, certe cose non ci dovrebbero stare, come pure in Lega fanno Pro. Fanno male anche ai campionati minori, Presidente, questa cosa. Ma fanno male perché sono campionati falsati. Esatto. Il Rende è stata l'unica squadra che a Matera ha avuto la sfortuna di andarci quando ancora la società era, diciamo, solida, e ha perso. Da quella partita in poi il Matera non si è più presentato o ha mandato l'Under 18. Cioè, non è corretto, onestamente, dai. Sì. Vabbè, stanno ai vertici, diciamo,
delle leghe professionistiche, e comunque poi alla fine passa anche, questi discorsi passano anche dalle scelte societarie, perché poi ci sono anche le società che hanno il loro peso e hanno la loro voce, dovranno pure battersi perché il calcio migliori in tal senso, dai.